Se ti interessa indicizzare i tuoi video nelle primissime posizioni di ricerca di YouTube, allora questo video è per te. Infatti voglio rivelarti, voglio condividere con te quelli che sono i 7 passi, 7 step per andare a mettere i tuoi video nelle primissime posizioni su YouTube. Se questo è il mio primo video che vedi, io sono Vincenzo Sannipoli, mi occupo di marketing online dal 2016 e più nello specifico aiuti imprenditori e liberi professionisti e marketer a posizionare i loro video su YouTube nelle prime posizioni e quindi aumentare le proprie vendite grazie a questa piattaforma. Appunto, come ho detto, qua ci sono i 7 passi per andare a dominare YouTube per quanto riguarda la parte organica. Sai benissimo, o se non lo sai te lo dico adesso, che YouTube ha 2 parti principali quando vuoi andare a sfruttarlo per vendere i tuoi prodotti e i tuoi servizi. Una è la parte organica, che quindi è quella di indicizzazione di video, di farsi trovare quando le persone cercano una determinata keyword, delle determinate parole di ricerca, e più del 90% dei click dei video vanno ai primi 5 video per quella parola di ricerca. Dopo il quinto video, quindi dal sesto in poi, tutti i video che ci sono dopo prendono solo meno del 10% dei click totali. Quindi è importantissimo stare nelle prime 5 posizioni di ricerca su YouTube. Poi c'è la parte ads, la parte pubblicitaria. Sicuramente ti sarà accaduto, ti sarà capitato che quando guardi un video su YouTube, prima di guardare quel video ti esce un video pubblicitario prima. Quelle sono le ads, quelle sono le pubblicità su YouTube. In questo video ci addentriamo nella parte organica di indicizzazione dei video. E poi, se vuoi scoprire di più, se vuoi andare ad approfondire questo, ti consiglio di andare a cliccare il link in descrizione una volta finito il video, dove potrai andare a ordinare una copia del libro Sulla vetta del tubo, che parla appunto di come è un manuale step by step per arrivare in cima a YouTube. Ma andiamo all'interno di questo video. Il primo passo, la prima area da considerare è il titolo del video, ok? Un po' funziona l'indicizzazione su YouTube come è la SEO su Google, ci sono delle similarità, delle cose che più o meno sono uguali, però questa, essendo una piattaforma video e non semplicemente testo come Google, ci sono anche qualcosa di diverso da tenere in considerazione. Appunto, il primo step è il titolo. Il titolo è importantissimo perché il titolo deve contenere all'inizio del titolo stesso la parola chiave per la quale andiamo ad indicizzare il nostro video. Infatti, prima di fare il video, il primo step sarebbe: ok, qual è la parola chiave per la quale voglio indicizzare il mio video? Qual è la parola chiave per la quale voglio far trovare il mio video? Ad esempio, immaginiamo come perdere peso velocemente. Questa è la parola chiave. Sono più parole, però è appunto parola chiave, la keyword. Dopodiché dobbiamo andare a registrare il video relativo a questa parola chiave e poi questa parola chiave la mettiamo nel titolo. Quindi, come perdere peso velocemente, poi possiamo aggiungere 2 punti, 7 strategie per una dieta vincente. Oppure possiamo mettere quello che la maggior parte delle persone, dei coach, non ti dicono. Quindi qualcosa che va a amplificare il titolo, che va in qualche modo a incuriosire le persone, che va a magari mettere più nel dettaglio quello che poi le persone trovano nel video. Però la parte più importante è che la keyword principale sia all'inizio del titolo stesso, quindi come perdere peso velocemente, va all'inizio, ok? Questo per quanto riguarda il titolo. Dopodiché ci sono i tag, ci sono in qualche modo le informazioni che noi diamo a YouTube per indicare a YouTube stesso ciò di cui si parla nel libro. Ci sono al massimo 500 caratteri disponibili e andremo all'interno dei tag a mettere sicuramente la keyword principale, come perdere peso velocemente. E poi possiamo mettere tanti keyword, tra virgolette, secondari. Cioè, immaginati, le persone vanno su YouTube, non tutti cercheranno esattamente come perdere peso velocemente. Magari qualcuno cercano come perdere peso in modo rapido, oppure come perdere peso senza sforzi. Quindi parole in qualche modo simili a quella principale, ma che le persone possono usare per cercare poi la stessa cosa. Ecco, le andiamo ad inserire all'interno dei tag, fino a riempire i 500 caratteri disponibili. Ora, ti starei chiedendo, ok, come faccio a sapere tutte le diverse parole di ricerca che le persone cercano? Ci sono sicuramente dei tool
che possono essere utilizzati, come ad esempio quali nomino TubeBuddy o VidIQ, che non sono gratis ma sono veramente a costi irrisori, e ti fanno vedere esattamente queste parole simili e anche i volumi di ricerca e la competizione. Quindi ti consiglio di prendere uno di questi tool, non metto link di affiliazione niente perché veramente si tratta di prezzi irrisori, ma sono assolutamente consigliati una volta che ti approcci a YouTube. Puoi usare anche la funzione di ricerca su YouTube, quando provi a digitare qualcosa ti escono dei suggerimenti, ma non è così precisa perché non ti dice il volume di ricerca o la competizione, quindi ti consiglio di prendere uno di questi tool. Dopodiché c'è la descrizione, che è la parte che trovi al di sotto del video, cioè sarà il titolo, e poi c'è tutta la descrizione, fino a 5.000 caratteri. Ecco, la descrizione è una parte importantissima per l'indicizzazione dei video che molti trascurano, perché molti che cosa fanno? Vanno semplicemente a mettere una serie di link, una sfilza di link, pensando che poi chi guarda il video va a cliccare ogni singolo link, oppure non mettono niente e dicono tanto non serve a niente. In realtà è super super importante, perché la descrizione deve essere un vero e proprio tipo mini blog che va a spiegare articolo, che va a spiegare quello che c'è nel video, ma non deve essere semplicemente fatto così a caso, deve seguire un criterio preciso, cioè deve includere all'interno della descrizione la parola chiave principale, quindi come perdere peso velocemente, e poi le parole secondarie più e più volte, tante più volte possibile, mantenendo ovviamente un filo logico, un discorso che ha senso, non semplicemente menzionarle copia e incolla. E se guardi al di sotto di questo video, se guardi al di sotto di altri miei video, vedrai come i tag, quindi le parole chiave, sia principali che secondarie, vengono ripetute più volte all'interno della descrizione. Ovviamente, se vuoi sapere di più anche su questo, ci sono altri video sul mio canale, ma poi ovviamente c'è il libro che puoi trovare in descrizione, che è sulla vetta del tubo, dove parlo di tutto, di tutti questi argomenti, qua più nel dettaglio, ovviamente. Quindi la descrizione è super importante. Ovviamente puoi mettere anche il link, come puoi trovare qua, ma ne metti uno, due al massimo, non una sfilza come molti fanno. Poi c'è la thumbnail, l'immagine di copertina, la miniatura, come vuoi chiamarla. Anche questa è importante. Questa non tanto sulla indicizzazione, ma poi sul click-through rate, cioè sul tasso di click sul tuo video. E questo ovviamente è importante perché più le persone cliccano, più a YouTube vai a dire che quel video è rilevante. E quello che devi fare, quello che ti consiglio di fare per la miniatura, per la thumbnail, ricordiamoci che, quello che ho detto all'inizio del video, i primi 5 video sono quelli che vengono cliccati di più del 90%. Dunque, quello che faccio io di solito, quando voglio indicizzare il video per una certa parola di ricerca, vado prima di tutto a ricercare quella parola su YouTube e guardo i primi 5 video. Vado ad individuare le prime 5 thumbnail, le prime 5 immagini di copertina, e quella che andrò io a creare per il mio video dovrà usare colori, stili, testi che vanno a risaltare molto di più rispetto alle 5 già esistenti, perché il mio obiettivo è arrivare tra i primi 5 e una volta che sono là voglio che il mio video sia quello che risalti di più, sia quello che viene visto prima. E devi sapere che la thumbnail è la prima cosa che le persone vedono, perché è quella più grande. Quindi vai a usare colori diversi, colori luminosi, colori che vengono visti subito. E poi, una volta che guardano la thumbnail, guardano il titolo e poi cliccano. Quindi lo scopo della thumbnail è quello di far leggere il titolo, lo scopo del titolo poi è quello di far incuriosire le persone, poi lo scopo del video è quello di andare a dare spiegazione a quello che hai messo nel titolo, ovviamente. E per quanto riguarda la thumbnail, non mettere tantissimi caratteri, tanto testo sulla immagine stessa, massimo 30 caratteri. Dopodiché, come ti ho detto, metti dei colori che risaltano e metti anche una tua foto, se è il tuo brand, oppure qualcosa che comunque fa incuriosire le persone per poi cliccare sul video stesso. Poi c'è la durata del video, anche questa è importantissima. Questi due vanno poi a influire, a partecipare in quello che riguarda il bonus, il settimo passo bonus che ti do in questo video. La durata è importante perché YouTube, ovviamente, com'è che guadagna la piattaforma YouTube? YouTube guadagna tramite pubblicità. Gli utenti pagano per far vedere i propri video pubblicitari a delle nicchie ben precise. YouTube si prende una percentuale dei soldi, si prende i soldi appunto che vengono pagati in questa pubblicità. E questa è la revenue principale della piattaforma YouTube.
E più il video è lungo, più YouTube può far vedere diversi video pubblicitari all'interno di un video stesso. Quindi la cosa ideale sarebbe avere un video lunghissimo, perché YouTube potrà mettere all'interno di questo video 10, 20, 30 altri video pubblicitari. E video molto corti di 30 secondi, un minuto, non vengono tanto sponsorizzati da YouTube perché non può mettere dentro tanta pubblicità. Detto ciò, uno deve anche considerare quella che è l'esperienza dell'utente, quello che l'utente fa su YouTube stesso. Se un video è molto 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 lungo, 30 minuti, 40 minuti, un'ora, difficilmente una persona clicca, perché difficilmente ha tutto questo tempo per guardare video su YouTube. L'utente medio stiamo parlando. Se invece il video è molto molto corto, magari la persona clicca, però questo non piace a YouTube. Quindi una via di mezzo per piacere a YouTube, perché può mettere pubblicità, e comunque far sì che l'utente non perda troppo tempo a guardare il video, dopo tantissimi video che ho fatto io e che hanno fatto i miei clienti, abbiamo trovato che la lunghezza ideale è tra gli 8 e i 15 minuti, circa 10, diciamo. 10 minuti è più o meno la lunghezza ideale, la durata ideale per un video, per indicizzarlo nelle prime posizioni. Più o meno massimo 15, anche 20 massimo, ok? Poi c'è la qualità del video, ovviamente, perché la qualità è importante. Se il video è sfocato, se l'audio non si sente bene, lontano, se non si legge bene quello che c'è nel video. Non è che il video deve essere così importante dal punto di vista dell'editing, cioè con animazioni, transizioni. Certo, se sono fatte bene, aiutano a far sì che l'utente stia sul video il più tempo possibile, che è parte dell'ultimo step del bonus di cui parlò dopo di questo step. Però ovviamente non tutti sanno bene editare video, ci vogliono dei tool particolari, anche in alcuni casi costosi. Quindi l'importante è che la qualità video e la qualità audio siano buone. Dopodiché è straimportante, ovviamente, quello che viene detto nel video, il valore, e quindi le persone lo guardano per quello. Ok? L'ultimo step che riprende questi due è la parte più importante, lo step più importante per far sì che il video sia indicizzato nella parte più alta della ricerca di YouTube, è il watch time, cioè quanto tempo le persone guardano il tuo video. Di nuovo, ho detto prima che YouTube guadagna tramite la pubblicità, quindi più la persona sta sulla piattaforma, più pubblicità YouTube può far vedere, e quindi tanto più la persona guarda il video, ovviamente, tanto più YouTube potrà far vedere pubblicità all'utente. E quindi è importante fare in modo che un utente stia sul tuo video il più tempo possibile, non che clicchi e poi esca subito. Quindi ci sono delle strategie per far questo, appunto la qualità del video, la durata non troppo lunga, ma una durata che una persona può vedere, ciò che viene detto nel video, come vi strutturi il video, le cose che dici all'inizio, in mezzo, alla fine, cose che puoi aggiungere all'interno del video stesso ed altre strategie di cui appunto parlo nel libro Sulla vetta del tubo. E quindi ti consiglio assolutamente di prenderti questo libro, si legge veramente in una giornata, e potrai scoprire tutto ciò che ti serve per massimizzare questo aspetto qua, che è il watch time. Detto ciò, non voglio prenderti altro tempo, vai, clicca il link in descrizione appena appunto questo video finisce, accaparrati una copia del libro Sulla vetta del tubo e non vedo l'ora di vederti con la tua copia tra le mani. Ti saluto intanto, ci vediamo nei prossimi video che pubblicherò su questo canale e ti auguro una buona giornata. Ciao!